ci ha penalizzato nel prosieguo della gara. Credo che soprattutto il primo dei due cartelli gialli sia stato eccessivo, addirittura il secondo l'arbitro non aveva neanche fischiato fallo, è stato l'assistente a farglielo notare, a segnalarglielo e addirittura ci ha messo sopra anche il cartellino giallo, quindi lì chiaramente è cambiata un pochettino la partita, perché giocare comunque in 10 contro una squadra che ha qualità, che ha struttura fisica, sicuramente ti penalizza, ma soprattutto anche perché venivamo da questa, la quarta partita in 2 settimane. In panchina avevo 3 ragazzi della Veretti. Nonostante questo siamo andati sotto nel secondo tempo, abbiamo subito anche il 3-1. La squadra non si è mai data per vinta, è sempre stata volitiva, è sempre stata sul pezzo, forse ci siamo un po' innervositi un po' troppo. E in questo momento evitare anche qualche cartellino giallo per proteste credo che non sarebbe male, considerando il finale di stagione che ci aspetta. Avevamo avuto anche la capacità di riaprirla la partita. A quel punto lì, se non la dovevamo pareggiare, perché non la dovevamo pareggiare, mi è dispiaciuto anche subire il gol del 4-2. Da una situazione dove era calcio d'angolo per noi, non ce l'hanno dato, sono ripartiti e ci hanno fatto gol. Io posso rimproverare poco alla mia squadra, sono stati lucidi, sono stati generosi, credo abbiamo espresso anche dei buoni fraseggi, abbiamo raccolto poco. E in questo momento della stagione credo che poi alla fine il mio risultato credo che sia alla base di tutto. Sì, però mister, la gomitata era evidente, nel senso, sul secondo cartellino giallo, su questo possiamo essere d'accordo. Ma era evidente, ero lì vicino. Appunto. Io ero lì vicinissimo, allora quando si corre, non si corre con le mani legate dietro. Non so se tu fai fitness, vai a correre. No, purtroppo no. Purtroppo no. Non corri con le braccia legate dietro, no. A maggior ragione quando sei su un duello in velocità con un avversario. È ovvio che la prima cosa che cerca di fare un difensore è quella di mettere il corpo, le braccia davanti all'avversario. E io non dico che non l'abbia fatto, ma non gli ha dato la gomitata per dargli la gomitata. Ha allargato il braccio per mettere il braccio davanti a un giocatore che sulla corsa probabilmente è più veloce di Divari. Nel momento in cui ha allargato le braccia, ma ti ripeto, non per dare la gomitata, ha allargato la braccia solamente per mettere il proprio corpo davanti a quello di Arrighini, a quel punto lì probabilmente l'ha colpito, andato giù, e la segnalazione dell'assistente, che tra l'altro era lì vicino, è arrivata immediata, ma ripeto, l'arbitro non aveva neanche fischiato il fallo, ha aspettato. Classifica che si complica. Lo sappiamo, però ce ne sono anche tante a tiro. Si complica, ma ci sono 3 gare. Ci sono 9 punti a disposizione di queste. Ma dicevo, si complica anche per la vittoria del Prato. Sì, per la vittoria del Prato, per i risultati delle altre, ma ripeto, non è che sono a 7, 8, 10 punti. Sono lì e ce ne sono tante, ci sono tanti scontri diretti anche la prossima settimana.